Ragazzi, siamo live, sta per arrivare Salvatore Torrisi, vediamo appena entra. Dopo ieri Franchini, oggi abbiamo Salvatore, vediamo, mi raccomando con le domande che le leggeremo dopo aver parlato un po'. Quindi, tra poco sta per arrivare Salvatore Torrisi, quindi aspettiamo che arrivi e parleremo un po' di wrestling anche con lui in queste giornate, un po' così. Quindi aspettiamo. Parleremo con Salvatore. Vediamo, sto aspettando che arriva. Appena arriva lo faccio mettere subito. E niente, attendiamo un pochino. Vediamo appena arriva. Intanto qua stiamo salendo, vediamo Salvatore. Sta per arrivare. Parliamo un po' di WWE. Sì, un bel debutto, un bel debutto. Anche se queste porte chiuse non ci stanno facendo godere niente, però attendiamo. Comunque, tra pochi secondi c'è Salvatore Torrisi. C'è già il gruppo Telegram, eh? Basta che cerchi Spazio Wrestling su Telegram e usciamo. O metti la chiocciola e scrivi Spazio Wrestling e ti esce. C'è un bel gruppo Telegram dove siamo 400 persone, quindi può andare bene. Eccolo qua, vediamo. Se arriva Salvatore, attendiamo che arrivi qui in pagina, così iniziamo a parlare di WrestleMania. Tanto voi ragazzi, qualche domanda scrivetemela fino a che arriva, così ammazziamo un po' il tempo. Vediamo. Salvatore, lo conoscete tutti, è uno dei telecronisti di Raw e SmackDown, e in più è uno dei traduttori ufficiali della WWE, di Sky. Perché non prende cosa ha fatto adesso Lesnar? No, Lesnar non ha fatto niente, potrebbe non partecipare perché c'è dei problemi, ma comunque adesso ne parliamo con Salvatore, perché sta arrivando, anzi l'ho visto che è entrato, quindi adesso come farà la richiesta lo facciamo entrare. Vediamo, eccolo qua. Vediamo un attimo se riusciamo a collegarci. Vediamo. Buongiorno, Ciao salve, buonasera. Sono Salvatore, buonasera. Come va? in versione quarantena, barba Siamo due. lunga, c'è Con te la. poca voglia, insomma, di farsi la barba in questi giorni perché soprattutto a quest'ora alle 6 arriva la mazzata quotidiana, quindi c'è un po' di tristezza. Cerchiamo di svagarci un attimo. Cerchiamo di svagarci un attimo. Con te la maglia la posso lasciare perché Luca ieri l'ho visto che sei un po' nervosito. La maglia dietro di Del Piero, con te la Ah, posso beh, no, lasciare. certo, ci mancherebbe, ci mancherebbe. Allora, Salvatore, come va prima cosa? Tu ho visto che hai lavorato anche in questo periodo. Ieri ho chiesto a Luca, oggi chiedo anche a te, com'è lavorare negli studi di Sky? E non c'è proprio nessuno, siete pochi. Ho Sì, visto che siete è venuto pochi. a mancare un po' tutto perché avevamo cominciato, cioè un paio di settimane fa c'è stato il Moto Mondiale, il MotoGP, hanno tolto la gara di MotoGP, sono rimaste altre due gare. Poi il weekend scorso dovevo fare la Formula 1, è durata fino a giovedì e poi già. Tanto c'è mia figlia che va avanti, Sì, quindi. sì, sì. E Va anche bene. quella, sì, anche quella lì è venuta a mancare. Poi adesso è rimasta soltanto la WWE, l'ultimo baluardo, e quindi in pratica siamo veramente pochissimi perché sia la trasmissione di Sky Sport 24, anche lì a ranghi ridotti. C'è da dire che bisogna riconoscere che Sky fin da subito non ha sottovalutato il problema e ci ha fatto lavorare in condizioni di sicurezza estreme perché ci sono gli spazi rispettati. Adesso addirittura come ulteriore misura non possiamo più fare le telecronache a due nella stessa cabina, Ho cioè visto, ho qualcuno in una visto. cabina e non nell'altra, così non c'è proprio la possibilità di stare in due assieme. Ognuno ha le cuffie su, ho visto pure che avete ognuno il vostro Esatto, ognuno ha l'equipo materiale. centralizzato, sì. Quindi per te, che non sei solo wrestling, fai anche, sei uno che traduce la Formula 1, fai tanto là dentro, la televisione sport. Forse tu l'hai vissuto un po' più in modo più aperto, più grande, quello che ha visto Luca. Magari in questi giorni. Tu hai visto tanti sport fermarsi, su questo Sì, sì, sport sì. tu ne Pian hai a che piano si è fare. fermato tutto. Anche la Premier League pensa che
Proprio io seguo anche quella, non sempre, cioè quando non c'era Formula 1, la MotoGP, però c'era la possibilità che potessi seguire il weekend, visto che era saltato la Formula 1, ma il giorno stesso praticamente hanno annullato anche quello, perché ci sono stati dei casi addirittura di positività tra i giocatori e l'allenatore dell'Arsenal. Quindi c'è stato un effetto domino gigantesco. Io penso che in molti paesi l'avevano sottovalutato, così come abbiamo sottovalutato noi in Italia inizialmente, e purtroppo alcune persone ancora continuano a farlo, ma quelli sono quelli più... sono i somari, bisogna dirlo. Purtroppo i somari ci sono ovunque, e anche noi in Italia ne abbiamo, e sono i somari, continuano a sottovalutarlo. Le persone con un minimo di raziocinio adesso hanno capito la situazione. Negli altri paesi l'hanno sottovalutata tantissimo fino a pochi giorni fa, adesso però ci stanno rendendo conto, perché è un fenomeno veramente globale, purtroppo. Purtroppo all'inizio era giusto sottovalutarla, nel senso nessuno poteva pensare che arrivassimo a questo, però adesso bisogna stare in casa e noi lo facciamo capire perché siamo in casa e facciamo queste interviste. Parliamo un po' di WWE e parliamo un po' di wrestling, spazio wrestling. Che ne pensi invece? Com'è stato commentare e come sarà commentare, perché so che commenterà in questi giorni, ho provato a dire con Luca, questi eventi senza pubblico, che è la linfa vitale del wrestling. Stranissimo, è veramente strano. Io mi pongo già l'interrogativo di come potrà essere WrestleMania, perché finché sono degli show settimanali, sono comunque strani, però ad esempio sono state alcune situazioni come il promo tra AJ Styles e The Undertaker, cui è stato gestito abbastanza bene, cioè anche non si è sentito troppo l'assenza del pubblico, anche quello di Edge, che l'ha fatto con un tono molto sommesso, quasi da se parlasse con se stesso, ed è stato molto bravo. Altre situazioni, come già ad esempio quello di promo di Stone Cold Steve Austin, secondo me lì si è sentito abbastanza l'assenza del pubblico. È vero che hanno usato Byron Saxton un po' come posso dire, espediente, però non è stata la stessa cosa. E i match sono stati abbastanza surreali, l'ho notato soprattutto a SmackDown, i match che hanno fatto lì nella erano impreparati, erano un po' impreparati, si è visto, anche con le inquadrature non hanno gestito bene, per loro era uno show normale, però alla fine non era, si è visto. Non è la stessa cosa, non è assolutamente la stessa cosa, perché il pubblico è un fattore fondamentale per il wrestling, ancor più che per gli altri sport. Cioè, perché voi provate a pensare un match come, mi viene in mente, The Rock contro Hulk Hogan di WrestleMania 18 senza pubblico. Cioè, non è possibile. Cioè, perde tutto. O la stessa, la fine della streak di Undertaker a WrestleMania 30 senza il pubblico. I wrestler, le superstar sono abituate a interagire con il pubblico, a fare determinate cose anche in base alla reazione del pubblico. Cioè, si perde un fattore fondamentale, dovranno proprio reinventare tutto, e davvero sono anche curioso di capire cosa faranno, perché non ho idea. Io, fosse stato per me, veramente, adesso sono molto, molto onesto, io l'avrei sospeso, avrei fatto come gli altri, mi sarei adeguato, avrei sospeso, il WrestleMania l'avrei rimandata più avanti, però chiaramente McMahon e ci sono interessi aziendali che poi sono altri interessi che io non posso mettermi nei loro panni, non posso valutare, quindi hanno ragione loro sicuramente. Però allora, non è detta ancora, perché la conferma c'è, almeno si farà, ok, però, però ieri, parlando anche nell'altra intervista che abbiamo fatto, non si sa se wrestler prendono questo coronavirus. No, anche chiaramente ci sono ancora delle incognite, perché ancora non sono stati registrati casi di positività tra gli atleti WWE o comunque nel personale, almeno quanto si sappia. Però, ad esempio, sappiamo che in NBA ce ne sono stati, e ce ne sono ancora diversi, che ne emergono praticamente ogni giorno. Non lo so, dovesse saltare fuori un tampone positivo in WWE, non ho idea di quello che accadrebbe, ma ci sono anche delle restrizioni delle varie autorità. Adesso, per ora, per quello che riguarda Orlando non stanno dando problemi, perché comunque sono eventi fatti con poco personale, soltanto quello strettamente necessario. Però si potrebbe anche obiettare, e sarebbe un'obiezione fondata, che tra i wrestler c'è contatto fisico e quindi c'è la possibilità di trasmettere il virus. Quindi non lo so, è una situazione comunque molto, molto in bilico. Vediamo se andranno avanti nonostante tutto, come è abituato a fare McMahon, oppure se alla fine dovrà rassegnarsi a fermarsi anche lui, anche perché poi dopo, cioè, questa situazione non promette di finire domani. Assolutamente, non permette per noi, figurati per loro che cominciano dopo.
cominciato dopo, gli Stati Uniti sono enormi, gli Stati Uniti hanno il vantaggio in certi per certi versi che in certe zone sono molto, la densità è molto dilatata, per cui ci sono tante zone rurali, tante zone in cui c'è poca popolazione per il territorio, e quindi magari lì il virus prenderà meno piede. Però se scoppia a New York, se scoppia a Los Angeles, è la fine. Cioè, lì è la fine, certo. Devono fare delle misure tipo Wuhan, se no non escono. Sì, sì, certo. E io, anche perché notizia di poco, l'abbiamo rilasciato da poco, Brock Lesnar vive in Canada. Come fa ad arrivare Brock Lesnar dal Canada a Orlando? Cioè, sono un sacco di incognite e secondo me può darsi anche, non so se secondo te, io questo ti volevo domandare, secondo te potrebbe essere registrata questa edizione di WrestleMania? È una delle ipotesi sul tavolo, come si dice, ancora non si sa, è una delle ipotesi che sono uscite, quella di registrare i match in alcuni contesti diversi e poi metterli in onda. Certo, è ancora WrestleMania, questo mi chiedo. È ancora, cioè, è il nome WrestleMania, saranno anche dei match che sulla carta erano anche molto interessanti. Questo volevamo parlare proprio. È una card, se non la migliore degli ultimi anni, una delle migliori. Sì, sicuramente c'erano tanti match affascinanti che promettevano molto, però è ovvio che è una situazione di estrema emergenza e ne siamo stati colpiti tutti e anche la WWE non è stata immune, quindi proprio nel periodo del suo evento più importante. Sì, no, anche perché io valuto ecco è caduto, vediamo se riusciamo a riprenderlo, un po' di connessione debole, vediamo se riusciamo a rifarlo entrare, vediamo. Ok, ha fatto la richiesta. Ok. Io ci sono, ti avevo perso. Sì, ci siamo persi un attimo. Ti stavo dicendo, tanti wrestler che vivono d'adrenalina, vivono di fame, ti dico Goldberg, fa un urlo al Performer Center, ha poco senso. Non è proprio la stessa cosa. Goldberg, non ce n'è. Io posso pensare magari che uno come AJ Styles il suo lo possa fare comunque. Posso pensare Daniel Bryan non è neanche nella card per il momento, ma se dovesse lottare non potrebbe fare il suo. Però comunque anche quei lottatori che la pagnotta la portano a casa in ogni caso, cioè anche in qualunque condizione, risentono anche loro dell'assenza del pubblico. Ecco, si potrebbe fare una battuta, che l'unico vantaggio è che la WWE stavolta non rischia che i fan fischino Roman Reigns quando batte Goldberg, l'unica cosa. Però insomma, diciamo che è una consolazione abbastanza magra, anche perché è anche cambiata la situazione che riguarda Roman Reigns rispetto agli anni scorsi, per fortuna. Certo. Sì. 4 e 5 aprile, quindi dovete stare all'attento tutto sabato e tutta domenica. C'è anche da lavorare e sarà un bel lavoro. Sì. Io, ecco, immagino che anche essendo stata divisa in due giorni non sarà 5 ore di fila. Tutto sommato è anche meglio così, che non sia 5 ore di fila, che sia divisa. Cioè, a livello di lavorativo è anche più comodo per noi. E poi vediamo come sarà organizzata e alla fine, cioè, noi facciamo il nostro è il lavoro più bello, più facile del mondo, nel senso, non è facile, oddio, facile dover pensare poi in quella situazione anche togli qualcosa anche te, però comunque è un lavoro protetto, tranquillo, cioè come con rischi veramente praticamente azzerati, a parte, cioè, poi può sempre capire, però insomma, per quello che sappiamo sono praticamente azzerati e si cerca di fare il possibile per offrire per fare la nostra parte, cercare di offrire quelle 2-3 ore su due sere separate di intrattenimento e di spensieratezza in un periodo che di spensieratezza veramente non ne ha proprio, ne ha zero. No, anche. Però forse una curiosità, lasciando stare un attimo questo tema, sì. Su di te è diversa da quella che c'è su Luca e Michele, perché dici tu sei quello che traduce le puntate, quindi il tuo lavoro come funziona? Cioè, che lavoro fai una volta che siamo tutti curiosi, sul sito mi hanno domandato e io ti rigiro la domanda, com'è tradurre tutto? Cioè, che lavoro fai? Tu fai un lavoro grosso,
quando c'è l'episodio di Roy di SmackDown. Allora, io, guarda, devo dire la verità, io negli ultimi anni rispetto al passato con il wrestling ho ridotto molto il lavoro che faccio come traduzione, nel senso che ormai traduco fisso soltanto Raw, che è un lavoro abbastanza corposo, però insomma in una mattinata lo fai, una mattinata fai 4-5 ore quando è lungo, lo riesci a fare. Gli anni scorsi era più pesante, anche quando c'era Classics On Demand, non so se qualcuno se lo ricorda, il canale. Certo, come no. E allora poi c'erano gli altri show settimanali, ero praticamente tutti i giorni su wrestling. Adesso facendo anche altre cose, quindi le simultanee, eccetera, su wrestling il mio apporto nelle traduzioni si è un po' ridotto, mentre anche gli altri fanno la loro parte, cioè su SmackDown se la gestiscono loro. E in questi giorni anche il Frank, che si è trovato da solo a fare ad esempio l'ultima puntata di NXT, che è tutta parlata, se l'è gestita da solo, quindi è così. Per invece quello che riguarda le simultanee è diverso, ovviamente, ma capita anche nel wrestling, nei pay per view, e lì insomma con l'orecchio, con l'esperienza, ormai insomma posso dire di avere una certa esperienza con le simultanee in diretta, e in ambito sportivo cerco di cavarmela. Poi ovviamente capita sempre la volta che non capisci e fa la figuraccia, però danno tutti i lavori. Beh, no, non si è mai notato però, però forse delle traduzioni la cosa più facile forse è il wrestling, perché con le interviste c'è a che fare pure con gli altri sport, F1... Sì. Diciamo che nel wrestling ci sono molti luoghi comuni, nel senso molte cose che si ripetono, però ci sono anche delle cose che da fare in simultaneo sono difficili, perché ad esempio tu ti trovi da tradurre Elias che fa le canzoni, piuttosto che gli Street Profits, eccetera, sono in simultaneo non è assolutamente facile, però insomma aiuta anche lì un po' l'esperienza, perché molte cose che dicono sono temi ricorrenti. Ok, sì, beh, certo. E invece per te, in questi 4 e 5, secondo te, i main event quali potrebbero essere? Perché adesso c'è da capire anche come suddivideranno. Cioè, il 4 sembra ci sia main event Brock Lesnar, il 5 parlavano di Edge e di Orton. C'è da capire tante cose anche. Sì, potrebbe essere questi, anche Goldberg Roman Reigns potrebbe essere un altro main event, cioè di Undertaker e AJ Styles. Cioè, onestamente, i match che propongono sono tutti potenziali main event, tra quelli che sono già stati ufficializzati, o quasi, perché anche i due femminili sono interessanti. Magari Charlotte Rhea Ripley, lo metto un gradino sotto, leggermente meno interessante, anche se Rhea Ripley è un prospetto che potrà fare molta strada. Bel prospetto. Però sì, sono tutti potenziali main event. Potrebbe esserci quello di Brock Lesnar un giorno, quello di Goldberg l'altro, oppure potrebbero promuovere Edge contro Orton. Ma tanti sono rimasti fuori ancora, come dici tu, che forse è quello che guardi con un occhio diverso, Daniel Bryan non ha posto, cioè ce n'è tanti come Daniel Bryan. Il problema è che io, ecco, ho l'idea, per come stavano procedendo, che volessero fare un match forse con tante persone per il titolo intercontinentale, e potrebbero anche esserci dentro i vari Bryan, Drew Gulak, eccetera, però un match di quel tipo difficilmente andrà in porto, proprio per le restrizioni sanitarie che ci sono, perché una delle raccomandazioni, poi vabbè non è una cosa così alla fine, secondo me, che fa tutta questa differenza, perché alla fine il contagio possono anche darselo tra due atleti, però probabilmente può ridurre un po' il rischio di contagio il fatto che si evitino la compresenza di tante persone sul ring, e quindi sono state già annullate le Battle Royale. Le Battle Royale, certo, che erano... Quindi probabilmente anche il match a più persone per il titolo intercontinentale o per gli altri titoli minori lo eviteranno, quindi vediamo cosa si inventano. Tanti wrestler perderanno il bonus per WrestleMania, sì, ma bisogna anche capire chi è disponibile, cioè chi decide è più importante il bonus per WrestleMania, è più importante comunque partecipare al grande evento, e chi dice no, io non voglio rischiare, me ne sto a casa. Cioè, abbiamo visto comunque che anche la partecipazione agli show settimanali registrati alla Full Sail University nell'ultima settimana è stata molto ridotta, cioè non c'erano tutti. No, limitatissima. Limitatissima, esatto. E mi aspetto qualcosa di simile anche nelle prossime settimane. E mi chiedo anche quanto andrà avanti, perché qui, cioè, in America si parla di chiusura di tutti gli eventi fino a metà giugno o qualcosa del genere, se va bene. Quindi, cioè, mi chiedo, la WWE andrà avanti fino a metà giugno in questo modo? Non so, è un grosso punto interrogativo.
secondo Luca Franchini, ieri dopo WrestleMania c'è uno stop. Anche la WWE si fermerà. Mi sembra lo scenario più probabile, anche se io capisco che da un lato è un'occasione anche per la WWE di essere in onda senza concorrenza per certi versi. Immortale, dici. E anche a livello di immagine può avere dei risvolti positivi, non lo so, però la vedo dura andare avanti poi, anche oltre a WrestleMania, poi vediamo cosa faranno. Anche perché ci sono persone che dovranno affrontare viaggi, match, e non è detto che tutti rimangano così, facendo corna, speriamo che nessuno prenda questo male, però ci sono pericoli e non penso che solo loro sono immortali, quindi secondo me si devono guardare un po' la salute. Anche io penso che i viaggi siano proprio esclusi adesso. Cioè, sì, no, ma si può viaggiare solo in macchina, Edge ha fatto 14 ore per arrivare. Chiaro, quello sì. Cioè, comunque, cioè, pensavo intendessi gli show portati fuori. Quello, cioè, ecco, un aspetto positivo per loro è che magari si possono riposare un po' adesso. Gli atleti che sono abituati a fare i tour continui senza fermarsi mai. Però come mai? Come adesso mai? Perché non è mai successo una cosa del genere. Come adesso, come si possono riposare adesso mai? La WWE non si è mai fermata, di fatto, da quando se ne ha memoria. Cioè, gli show settimanali non sono mai fermati. Potrebbe essere l'occasione, prima occasione di fare un off-season. Vediamo se la faranno dopo WrestleMania, che loro dicono un po' il loro finale di stagione, quindi in questo caso potrebbe esserlo a maggior ragione. Potrebbe certo, perderanno dei soldi, ma le stanno perdendo tutti i soldi, quindi... E questo periodo ne stanno prendendo tutti loro, da quello che abbiamo stimato in base alle vendite dello scorso anno, hanno perso 20 milioni solo di biglietti. Cioè, parliamo di numeri importantissimi per loro. Tutti sarà una crisi globale, probabilmente senza precedenti, almeno dalla seconda guerra mondiale, per quello che sta accadendo. Speriamo di uscirne presto. Purtroppo non ci sono garanzie. Al momento la situazione è grama anche in Italia, perché non si vede la luce in fondo al tunnel, però dovrà succedere prima o poi. Sarà la co- ecco, non, è brutto dire mal comune mezzo gaudio, però il fatto che sia un problema che un po' riguarda tutto il mondo e tutti i settori, probabilmente potrà aiutare anche una ripresa globale, lenta, difficile, ma che ci dovrà essere. Sì, questo è vero. Prima di chiudere, Salvatore, ti volevo fare due domande. Una, chi vedi favorito, anche se parlare in questo momento, perché abbiamo fatto certi discorsi, è un po' difficile, però cerchiamo anche di far svagare un po' la gente, perché ci stanno bombardando ovunque. E forse anche queste 6 ore, 5 ore, quando saranno di WrestleMania, permetterà alla gente di non pensare magari lì e stare lì col pensiero, e ci faranno pure svagare, e ci farete svagare voi che siete là. Sì, si spera. Sì, è certo. Magari saranno 3 ore una sera, 3 un'altra, immagino qualcosa di simile, vediamo. E anche perché, da quanto ho capito, non si sa, il blocco sicuramente ci sarà ancora, quindi forse Michele non ci sarà, ci siete solo voi, quindi c'è da capire anche questo, vero? Sì, non so, adesso non so cosa farà Michele, cosa deciderà di fare, però cioè, io sono a disposizione, a meno che non succeda qualcosa da qui a Vabbè, no. qualche cosa, che spero di no, io sicuramente sono a disposizione. Il Frank anche sta facendo tantissimo, poi adesso non so, vediamo cosa decide di fare Michele, o cosa gli dicono di fare. Ma... Vabbè, certo, cosa gli dicono. Sì. Questo. E quindi stiamo dicendo, chi fai di favorito in questi match, diciamo sui 3 match importanti, che sono quello di Goldberg contro Roman Reigns, Randy Orton contro Edge, e l'altro che metto io è John Cena contro Bray Wyatt. Questi sono i 3 match più importanti. Goldberg, Randy Orton, allora, Edge, Roman Reigns e John Cena, Bray Wyatt sono più indeciso, però penso che a logica dovrebbe vincere The Fiend, a meno che non decidano di cassargli anche questo personaggio, può darsi e ripartire ancora. Cioè. No, comunque la sorpresa più grande di questo WrestleMania, purtroppo rovinato ormai, è Edge, che è tornato in uno stato fisico pazzesco. Sì, c'era un anche lì last man standing match Ecco, senza pubblico, senza partecipazione. Vediamo, è un peccato, è un peccato. è un po' così. Salvatore, ti ringrazio per essere stato qua. Grazie a voi, grazie a te. Spero di risentirci e ti Sì, auguro un buon lavoro grazie e mille. speriamo di Teniamo riprenderci presto. duro, cerchiamo di pensare positivo e
sicuramente ne usciremo tutti insieme. Mi raccomando, stiamo tutti a casa, cerchiamo di essere rispettosi e cerchiamo di essere solidali l'uno con l'altro, di uscire proprio da gruppo, da comunità, non soltanto di appassionati del wrestling, ma di italiani e di umani, ecco. Grazie Salvatore, grazie e buon lavoro. Grazie altrettanto. Allora ragazzi, questa era la seconda intervista che è andata con Salvatore Torrisi. Vi annuncio già che lunedì avremo Michele Posa alle ore 19 e martedì avremo un ospite speciale che arriva dal mondo di YouTube, un youtuber famosissimo, Tatino23, non so se lo conoscete, ma se lo conoscete sarà qui con noi a parlare di prestiti. Noi ci sentiamo con un'altra live, ci sentiamo più tardi, ci saremo io e Marco e parleremo un po', e quindi a più tardi, e mi raccomando, seguite sempre Spazio Prestiti.